Eccoci in studio, incominciamo un po' riprendiamo un po' il giro della situazione, ma a me ha colpito reazioni retrograde di cui parlava l'avvocato Fantolino, perché reazioni retrograde possono essere sia da parte della donna, che poi d'altra parte è educatrice in quanto madre, sia da parte naturalmente dell'uomo che si pone in un certo modo, retrograde, cioè legate a un certo tipo di cultura che, salvo in certi ambiti culturali limitati, è più tendenzialmente maschilista per una serie di ragioni. Queste reazioni retrograde, appunto, e ce la facciamo, il discorso che facciamo fuori onda, non necessariamente si manifestano nella loro escalation con la rabbia, ma possono manifestarsi in una serie di atteggiamenti anche psicologici che sono opprimenti, che sono discriminanti di genere. E qui possiamo, discriminazione di genere, possiamo anche estendere il concetto perché vediamo che si verifica nelle famiglie dove c'è qualcosa di diverso dal consueto, no? Cosa Sì, dice? difatti, rispetto a questa questione ci sono modalità diverse di agire anche, non solo la rabbia, ma anche i propri sentimenti rispetto a situazioni di violenza. Cioè Allora, sminuire la persona, è no? quello Senza di sminuire la avere rabbia. persona, di sottometterla, di svalorizzarla, di, O non considerarla, o non perché cioè non considerarla. dare il giusto peso, te ne accorgi, sono cose sottilissime, cioè. Ecco, cioè quella violenza impercettibile ma continua di tipo psicologico che fa sì che una donna si senta una nullità, nel senso che rispetto a un uomo, un maschio prevaricatore, un uomo forte, un uomo che agisce in tanti modi il suo potere, una donna si ripiega su se stessa e questo è un problema grosso perché non riesce neanche a agire la rabbia, la voglia di uscirne fuori. Io riflettevo prima rispetto a un dato, cioè che le donne che subiscono violenza, solo il 28% di loro hanno il coraggio di denunciare la violenza che hanno subito. Quindi Questo è un vergogna e paura, paura e hanno vergogna. vergogna, paura, hanno, e quello che lo fanno di fronte a questi numeri, hanno già verificato al proprio interno, hanno già vagliato, hanno già considerato che nel momento in cui si mettono contro il loro compagno, marito, eccetera, hanno una trafila tale che può portarle Dove anche alla morte. Questi sono i dati. Quindi è paura. vero che c'è tanta paura da parte delle donne. Paura, e Sì. anche qui, quanto si innesca il meccanismo sottile di una violenza trasversale, oltre che violenza fisica, Vabbè, brutale, c'è e forse la magari più frequente addirittura, no? sì, c'è la violenza psicologica, no? C'è la violenza che appunto persiste su un fatto di sottolineare continuamente l'inferiorità della donna, no? Rispetto al ruolo maschile. Questa mancata denuncia da parte delle donne è perché la donna si sente addirittura colpevole. Però allora, È un qui, sì. meccanismo incredibile, come dire, se soprattutto nella violenza psicologica, è far sentire la donna colpevole di qualcosa che non ha fatto, che non ha, che, e però si insinua così tanto e in maniera così forte questo senso di colpa che è impensabile che vada a denunciare. Certo, diventa anzi colpevolizzante. Qua si innesca un po' il meccanismo che le diceva, tante volte le persone vengono consigliate di andare in questi centri contro la violenza, antiviolenza, senza che ci siano state queste escalation forti, anche se poi effettivamente la trafila che ti aspetta ti induce che se non hai situazioni pesanti non ci vai neanche, no? Sì, e a questo proposito mi viene in mente uno strumento elementare che hanno le operatrici dei centri antiviolenza e che è nato proprio in America, quando le donne non avevano la percezione di essere vittime di violenza, capivano che c'era qualcosa che Che non non andava, andava. però non riuscivano a dire cosa, cioè ci sono delle cose, dei comportamenti maschili,
sfumati e opachi, o anche degli stereotipi positivi, per esempio tu sei la regina della casa e tu devi stare a casa perché questo è il tuo ambiente. E quali erano le tecniche utilizzate? La ruota del potere e del controllo, ed è uno strumento che gli psicologi, i sociologi che si trovavano di fronte a questo fenomeno e volevano aiutare queste donne che non riuscivano ad esprimersi, hanno detto: va bene, fatemi voi questo strumento, dite quello che per voi è violenza e invece per la società non è violenza, anzi possono essere addirittura presi per comportamenti virtuosi. Per le donne, perché sappiamo benissimo in America c'era il mito, no, col taylorismo della donna casalinga, l'uomo procacciatore di reddito che lavorava e la donna che doveva realizzarsi all'interno della casa. E proprio per questo è nato questo strumento, che è uno strumento elementare, mi sembra che lo usino ancora nella... Interessante questa cosa qua. La ruota del potere e del controllo si trova, basta cercare in internet. Dottor Romeo, posso chiedere il suo intervento? Volevo chiederle, queste reazioni retrograde, questa non è neanche una violenza, questo atteggiamento, comportamento, senso magari di superiorità e considerare la persona, non dare il giusto peso, perché magari ormai si è incasellata anche in un ruolo che le è stato dato, che ha preso, familiare, eccetera. Non è anche questa una violenza, però magari non va agli escalation estremi gravi che magari lei affronta. Ma assolutamente sì, cioè è risaputo che la violenza psicologica è più frequente e più dolorosa per le donne di uno schiaffo. Lo schiaffo si dimentica, ma volgarità, svalorizzazione, balle della pazza, eccetera. Cioè la violenza psicologica, lo sappiamo, è più sentita, più grave, più diffusa di quella fisica. Detto questo, voglio dire, io... che oggi sono ospite qui, il carabiniere, il giudice, l'assistente sociale maschio, lo psicoterapeuta, lo psichiatra, tutte queste figure maschili non sono indenni del problema di cui stiamo parlando oggi, sia ben chiaro. Cioè non basta avere un ruolo anche di cura, come le figure che ho indicato. Questo problema qui ce l'abbiamo tutti noi maschi, cioè con questo dobbiamo fare i conti tutti. Ma perché, perché ce l'hanno tutti i maschi? Perché sono stati educati in una famiglia dove magari hanno ricevuto certi input, per questo, o è connaturato? Nessuna cosa comunque che da sola è esaustiva. Abbiamo avuto anche, mi ricordo, un professore che ha detto: in casa mia i miei genitori erano una coppia splendida, a me e mia sorella ci trattavano nello stesso modo, mio padre non ha mai picchiato mia madre, mi ha sempre insegnato che le donne si rispettano, io però sono qui. Cioè voglio dire, oppure il discorso per esempio degli uomini maltrattanti, che vedo alcuni dei quali, una fetta, da bambini hanno assistito, subito violenza in famiglia. Tante robe, ma alla fine della fiera non c'è una causa unica, ma quello che voglio far capire soprattutto è che per parlare di cultura retrograda, non sono d'accordo perché io questi uomini che vedo, oserei dire che ormai quasi la maggior parte sono persone di un certo livello. Riporto sempre il discorso, no? Non ci rendiamo conto, perché non ci rendiamo conto, ma noi quando facciamo questi talk show, queste riunioni, se lei adesso riguarda poi questa registrazione, si accorgerà che nel 90% si è parlato della donna. È abbastanza singolare, come diceva prima l'avvocato Infantolino. È come se durante una rapina si continua a parlare della vittima, si parlerà di quello che ha fatto la rapina. E voglio dire, io mi sto sforzando da anni di convincere, voglio dire, di far comprendere che noi proprio dobbiamo spostare la telecamera. È come se quando, faccio un esempio cretino, no? Ronaldo segna tanti gol, è un grande campione, ma secondo lei la giornalista o il giornalista con la telecamera vanno a intervistare la moglie di Ronaldo o lui? Andranno a intervistare lui, che è quello che fa i gol? Ma perché quando si parla di violenza sulle donne si parla al 90% delle donne?
Insomma, è una doppia fregatura, cioè non solo subiscono violenza, ma devono anche dare spiegazioni Ma cosa perché fanno, forse cosa non fanno. portando alla luce chi racconta questo fenomeno lo si evidenzia sempre di più nella sua estrema nell'orrore che poi va a scatenare, mentre magari chi attua questo reato, cioè ovvio, lei dice la rapina, però se io faccio vedere la persona rapinata, i danni che ha subito, come la vive, come l'ha vissuta, le paure, eccetera, io inizio a entrare in una situazione e posso capire che lo Stato deve intervenire per tutelare chi è più debole, bisogna tutelare il più debole. Se faccio vedere il rapinatore, poveretto, veniva da una famiglia dove è stato anche lui, ha subito, aveva fame, portava, cioè, tutte le giustificazioni del mondo, mi metto dalla parte del rapinatore, che però è stato quello forte. Si cerca di tutelare il più debole facendo vedere chi è nell'ombra, perché di fatto queste donne nell'ombra sono, Oggi quindi potrebbe chi è essere. nell'ombra è proprio l'autore della violenza. Infatti, Si tra se nasconde l'è per carità, cercata, sì. l'abbigliamento, poverina, dobbiamo spostare l'attenzione sull'uomo. Se lei Chiaro. guarda l'immagine che c'è sui giornali o sui vetocalchi quando si parla di una donna che ha subito violenza, c'è una donna raccolta su se stessa che si ripara con le mani, giusto? Quell'immagine, già quell'immagine, che cosa ti dice? Poverina, Sì, è infatti, debole, è e fragile, bisogna è una difenderla. donna, ha bisogno di protezione. Questo bagaglio di robe che abbiamo detto fa sì che rimanga in ombra proprio quello che bisogna mettere sotto i Chiaro. riflettori. Non è stato chiarissimo. Cioè, Guardi, non è stato chiarissimo. Mi piacerebbe poterne parlare ancora, che siamo arrivati al termine della trasmissione. sono anni che andiamo avanti a dire noi donne che gli uomini devono assumersi Le proprie questo responsabilità. tema. E allora della prossima puntata che faremo la ribalteremo al Però contrario, volevo guardate che è chiedere. complicatissimo, a parte il dottor Romeo che fa il Certo, ma è console, ma è complicatissimo se posso complicatissimo. Sì, intervenire. avvocata, dica la battuta in Ecco. chiusura, che siamo in chiusura, dica. No, dico che è complicatissimo perché gli uomini sono molto lontani dalla comprensione di questa cosa. Adesso che noi abbiamo superato questa nostra, diciamo, autocritica che è un po' insita nelle donne, no? Perché noi ci domandiamo sempre e dove stiamo sbagliando e cosa stiamo sbagliando, in che cosa. Adesso forse i tempi sono maturi veramente per pretendere che siano loro ad organizzare un Sì, evento sulla sì, violenza sulle donne, sì. perché il problema è soprattutto, anzi direi che il problema è solo loro, se lo devono risolvere loro problema, perché io Esatto. vengo picchiata non è colpa mia, Esatto, mi spiego, condivido, è la condivido. colpa, quindi io lancerei questa provocazione che il prossimo 25 novembre ci sia una Ma donna no, il 25 novembre può essere in qualsiasi altra data, Ma perché secondo me è in più che. qualsiasi altra data, ma Certo. che No, ma siano loro, io perché credo che ancora sono siano. lontani di loro, non Certo. tutti, ma insomma, tanti di loro sono ancora veramente lontani dal capire il problema. Io, noi scherziamo in Consiglio dell'Ordine perché io dicevo sempre che dovevo fare dei campi di rieducazione, perché anche l'ambiente degli avvocati, insomma, è abbastanza. Nonostante la percentuale delle avvocatesse Sì. sia superiore di quella degli uomini, a Padova abbiamo Certo. superato gli uomini, nonostante questo l'ambiente non è dei più No, no, progressisti. infatti. Quindi scherziamo sempre sul fatto che i colleghi devono fare dei campi di rieducazione, ma io lo credo, adesso non in questi termini naturalmente, che è una battuta, ma io lo Chiaro. credo che noi possiamo uscire, possiamo cominciare a fare un passo indietro e lasciare che siano loro che riflettano su se E stessi. allora questa sarà la prossima, l'incipit del prossimo appuntamento che faremo su questo tipo, magari quanto prima, quindi vi impegnate a trovarci invece interlocutori, voi magari come spettatrici, però interlocutori, e anche lei, dottor Romeo, in qualche modo io l'invito volentieri per poterla fare ribaltata la puntata per vedere il punto di vista degli uomini, anche legali, per cui le varie parti in causa, e vedere che cosa dicono e quindi analizzare il fenomeno. Grazie dello spunto che avete dato. Grazie. Buonasera, Grazie, grazie. allora buonasera che è stato collegato con noi, grazie e vi ringrazio anche voi in studio e sindacati a livello Grazie. unitario, CGIL, CISL, UIL, dei pensionati, naturalmente delle pensionate, ma credo che sia coinvolti anche naturalmente i lavoratori e lavoratrici, naturalmente a Certo, sì. prescindere. E a voi telespettatori lascio la pubblicità, dopo la pubblicità c'è il nostro approfondimento invece di finanza, come sempre. Grazie, tra poco.